lo pestavano, aia, ma non lo sentivano nemmeno quando faceva, aia. E poi, senti, perché non si sentiva così? Vieni, così non hai il sole sparato in faccia, non te posso vedere così. Oh, se qualcun altro le dà il sole in faccia e gli dà fastidio, venga pure avanti. Oh. E c'era questo topolino che nessuno lo vedeva mai, veniva calpestato, e lui, e lo calpestava l'elefante, e lo calpestava la zebra. E insomma, era una vita davvero difficile, quella del topolino piccolino. Mentre invece, sulla roccia, in alto, in alto, in alto, le giornate erano completamente diverse, perché c'era il leone che teneva sotto controllo il territorio. Era una poderosa, magnifica, enorme creatura che faceva capire sempre e costantemente a tutti che lui era enorme e fortissimo. E sapete come faceva? Lui aveva la sua arma segreta, che era il suo enorme... E quando lui faceva roar, tutti capivano che era il capo del branco, lui era scorbutico, lui era tosto. E tutti erano impressionati dal re leone. Il topolino lo guardava dal basso verso l'alto e pensava: se solo potessi essere un po' di più come lui. E una notte, intanto il topolino dormiva nel suo piccolo lettino, si svegliò con un'idea. Ma certo, perché tutti mi vedono, dovrei imparare a ruggire. E allora pensava: ma se io, che invece di fare con questa vocina piccolina, riuscissi a imparare a fare il crrrr, forse mi vedrebbero di più. Beh, sarei sempre forse il più piccolo, però forse se mi vedessero di più avrei più amici. E allora devo riuscirci, devo imparare a ruggire, qui e adesso. Solo che c'è solo un animale che può insegnarmi a ruggire. E quel leone lì. In un boccone può anche farmi la festa. Però decise, prese il coraggio a due mani. Andò verso la base dell'enorme roccia. Si mise lì e cominciò, passettino, passettino, cominciò a arrampicarsi. Sempre più in alto. E vedeva là in cima il leone che dormiva tranquillo in cima alla roccia. E lui, pian pianino, andò sempre più in alto, ci piegò un'intera giornata pensando a salire su per quella roccia e infine, quando si alzò in cima e in punta di zampette, si trovò davanti il naso del leone. Mi scusi signor leone, io si sveglia signor leone, io ci sono, l'ho venuto da lei perché... Mi scusi, signor leone, potrebbe segnarmi il suo ruggito, per piacere? Il leone aprì gli occhi. Un silenzio improvviso investì tutta la pianura. Il tempo rallentava, sembrava fermarsi. E a un certo punto il leone aprì bocca e fece... Il leone aveva paurissima dei topolini, tremava tutto, le zampe si muovevano così, non farmi male, disse il leone, era terrorizzato. Ma signor leone, non preoccupati, sono un amico, non faccio niente, se senti, io voglio solo imparare a ruggire, facciamo questa cosa insieme, giuro signor leone, e poi ci divertiremo tantissimo. Il leone lo guarda un attimo. Sei sicuro? Sì, signor leone. Dovete sapere che il topolino questa volta aveva tirato fuori la sua vera voce, senza ruggire, senza urlare. Aveva detto le cose al leone come stavano, senza paura. E fu così che il leone allora lo capì. E da quel giorno divennero amici, fecero coppia fissa. Il topino era sempre molto piccolo, ma stava sempre in groppa al leone. Il leone non aveva più paura dei topini, perché aveva conosciuto un topino bravo. Il leone continuava sempre a ruggire, ma con una risata alla fine. E sapete, quel giorno il topino e il leone hanno imparato una cosa, che essere grandi e grossi non importa niente, perché abbiamo tutti dentro, sia un topolino, sia un leone.